In questo momento storico interessante e direi eccitante che ci chiama a fare una transizione energetica, è importante poter cercare di valutare in maniera molto analitica tutte le possibilità, tutte le alternative. Allora, anche il nucleare è una fonte energetica e peraltro ha caratteristiche estremamente interessanti dal punto di vista della decarbonizzazione, è molto pulita da quel punto di vista, dal punto di vista dell'utilizzo dello spazio del territorio, utilizza spazi molto piccoli, dal punto di vista dei materiali, minerali e metallici che utilizza e quindi ha degli aspetti positivi, delle opportunità. È chiaro che ha una storia di incubi, come ho voluto così chiamare durante la presentazione, che sono legati ai costi molto alti degli attuali realizzazioni di impianti nucleari, alla sicurezza che ha avuto episodi, tre episodi in particolare di incidenti molto gravi, e ai rifiuti radioattivi che vanno gestiti. Allora, però, guardando a uno sviluppo strategico, e strategico sia dal punto di vista energetico e della decarbonizzazione, ma anche dal punto di vista, vorrei dire, geopolitico, noi siamo l'Europa, non siamo solo l'Italia, dobbiamo cercare di valutare questa alternativa dal punto di vista della sua fattibilità e dei rischi e benefici. Allora, in questo contesto, i reattori avanzati che si stanno già testando, che si stanno licenziando e che con gli investimenti sia pubblici che privati di grande interesse saranno pronti nel 2028, 2025, 2028, effettivamente questi piccoli modulari reattori, piccoli o medi modulari reattori, possono avere un interesse per la flessibilità che offrono, per i costi molto ridotti e i tempi molto ridotti di produzione e installazione, fino ad arrivare addirittura a quello che si sta studiando in maniera molto interessante, alle batterie nucleari, okay? Ai generatori, invece che generatori diesel, ai generatori nucleari, con dei tempi ovviamente di utilizzo molto più lunghi, con una prospettiva di utilizzarli in situazioni molto difficili da raggiungere con la rete elettrica, per dare a tutte le regioni del mondo, la possibilità di sviluppare le loro attività in maniera adeguata, dove inevitabilmente l'elettricità serve. Analizziamola.